Buongiorno e ben ritrovati a Incipit, consigli di lettura, la rubrica dedicata a tutti coloro che amano leggere. Oggi vi voglio presentare il libro di un grande scrittore americano decisamente da riscoprire, Charles Simonds. Il libro è Acqua di mare, che recentemente Suhr ha riproposto in una nuova traduzione d'autore firmata Tommaso Pincio. Acqua di mare è la storia di un'estate di turbamento, la storia di una crescita emotiva di un ragazzo che si trova a confrontarsi con la realtà degli affetti, un terreno che sembra insomma che le cose apparentemente possano essere complesse, in realtà le batoste arrivano con una snervante semplicità. Un palpitante romanzo di formazione che mescola il primo amore o la prima ossessione, un intenso rapporto padre-figlio e il tradimento. Il tutto in una riuscita ambientazione marina, in un'America che vedrà da lì a poco infrangersi il suo sogno con l'assassinio di J.F. Kennedy. Un piccolo capolavoro assolutamente da leggere. Per il momento dedicato ai piccoli lettori, invece, vi propongo una galleria di personaggi, eroi e guerrieri, per tutti quei piccoli che vogliono scoprire chi era Napoleone, chi era Ulisse, Alessandro Magno, Gengis Khan. Questi sono soltanto alcuni dei personaggi contenuti in questo libro che sono passati alla storia per le loro grandi imprese. E la versione, per così dire, al femminile è questa: regine e principesse. C'è Isotta dai capelli biondi, c'è Cleopatra, Maria Antonietta, Suiko, tutte regine e principesse appartenute a mondi e culture diverse nel corso della storia, divenute famose per il loro fascino, per il loro ingegno, per la loro astuzia e caparbietà nel governare. Età di lettura consigliata dai 7 anni. Vi ringraziamo ancora oggi di averci seguito. Appuntamento alla prossima puntata di Incipit, consigli di lettura.